l'Associazione Italiana Esposta Amianto, Medicina Democratica, il Comitato Eureco. Non so se conoscete tutti l'Eureco a Palermo Dugnano, cosa ha prodotto. 4 morti. Anche lì c'erano i controlli di ARPA, della con tutti i permessi della regione. Abbiamo visto che razza di delinquente, che cosa ha fatto, che cosa faceva dentro lì, no? E io mi faccio questa domanda: ma se un'azienda sperimentale, ancora prima di iniziare a lavorare, commette un errore del genere, cosa succederà dopo? Chi mi garantisce che non ci siano delle tragedie anche lì? Perché qui abbiamo sentito la puzza. Ma se arriva del materiale nocivo che non puzza, io come faccio a saperlo? Con i controlli? I controlli arrivavano all'Eureco, ragazzi, queste sono testimonianze dei lavoratori dell'Eureco. I controlli quando venivano, il titolare lo sapeva prima e quindi si attivava per, e laggiù hanno fatto di quelle cose incredibili, incredibili, mescolavano i rifiuti pericolosi alla terra, portavano via quei camion e non si sa dove sono andati a finire questi rifiuti. Allora io dico, visto la storia di Paderno, visto quello che è successo, visto che sul territorio abbiamo già un sacco di porcherie, revochiamo i permessi a questa azienda. La certezza e la sicurezza sulla nostra salute, anche se ci sono tutti i controlli del mondo. E il sindaco che è il responsabile della salute dei cittadini, attenzione, può fare un'ordinanza, andare oltre le decisioni di regione e provincia. Se ci sono pericoli per la salute pubblica, il sindaco ha tutto il potere di ordinare queste azienda di chiudere il discorso. Grazie.